oggi ho voglia di giocare a Final Fantasy 16. Questo fine settimana ho finalmente finito di editare i video di questa serie e quindi ho deciso di riprendere a giocarci. A proposito, quando è stata l'ultima volta che ho giocato a Final Fantasy 16? Un secondo, recupero la tappa della scorsa puntata. YouTube Studio. Porca di quella puttana! Ciao a tutti ragazzi, sono Gioco e benvenuti che sono il mio video. Oggi siamo ritornati su Final Fantasy 16 con il primo episodio di questa seconda settimana. Mio Dio ragazzi, da quanto tempo è che non lo dicevo, è passato più di un mese dall'ultima volta che ho giocato Final Fantasy 16. Porca puttana, è successo di tutto in questo mese ragazzi, non potete neanche immaginare. Ho tipo registrato tutta la serie che avete visto a dicembre, ho incominciato nuove serie, ho scoperto nuovi giochi, cioè ho giocato ad altre roba per il conto mio. È successo, è passata letteralmente una vita ragazzi, però fortunatamente mi sono ripigliata perché come andavo in questo gioco molto presto, perché come avete sentito dire nella intro, proprio in questo fine settimana ho finalmente editato le prime 10 puntate che voi avete visto la scorsa settimana. Beati voi ragazzi che avete aspettato solo 2 giorni. Mio Dio, adesso l'unica cosa che devo fare è semplicemente ripigliarmi con i comandi e tutto quanto. I comandi, ripeto, li ho rivisti rivedendomi con calma le varie puntate editandole, però vederli è una cosa, riprenderli in mano è tutt'altro. Comunque sia, per chi non avesse visto la scorsa puntata, mi viene da ridere, mi viene da piangere dentro, perché la scorsa puntata era la scorsa settimana per voi, per me è stato 7 settimane fa. Sì, vado a settimane perché se dico 2 mesi mi sento male. Ci siamo lasciati con l'aver ucciso Garuda a suon di cazzotti, perché Clive è partito tipo un Raptus omicida trasformandosi in Ifrit, e dopo aver visto brevemente che la guerra tra l'impero e il regno di Walud sta proseguendo, siamo ritornati al rifugio con Clive che si è ripreso e che è in uno stato al momento di, mi verrebbe da dire, profondissima depressione, perché ha scoperto che l'assassino di Joshua, del suo fratellino, ha guidato la caccia da più di 10 anni, è da 15 anni che ha giurato vendetta a suo fratellino per ammazzare, ad ammazzare di giuragli di che avrebbe ammazzato il suo cazzo di aggressore, ed è niente proprio di meno che lui. Quindi in questo momento non sa assolutamente che cazzo fare. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare a parlare con Sid, che ha da dirci qualcosa. Quindi prima di vedere tutti i vai, non costringermi a rispedirti lì dentro, eh? Sì, tranquillo. Quindi prima di riprendermi, quindi prima di controllare tutti i puntini, devo andare a parlare con Sid. Sentite che silenzio. Dino e Bahamut se ne sono proprio suonate. Sua pelle non storre. Questo riferimento... Cielo, strano non si siano sentiti fin qui. E questo riferimento alla guerra che dicevo prima. Dica! Ah, sei uscito dalla cripta. Si vede, sai? Ma ti ringrazio per la cortesia di esserti coperto. Taci. Ah, hai energie per ribattere. Senti, allora. Abbiamo un incontro con Gav. Se l'avessi dimenticato, sei il motivo per il quale si è messo a indagare. Per niente. Allora, ascolta. Mentre dormivi nella cella, Gav si è impegnato per scovare il dominante. E secondo il suo rapporto, ne ha fiutato le tracce.
Gab si è fatto in quattro per te. Il minimo che tu possa fare è ascoltarlo. L'incontro è alla cascata del re. Muoviamoci. Quando sei pronto, partiamo. Assolutamente. Allora, prima si parla con Sharon e poi con Blackstone, eventualmente. Vediamo se qui abbiamo delle nuove armi da prendere. Che cosa vuoi? Allora... Ah, c'ho la spada, ok, il mio equipaggiamento è la spada bastarda, ok. Poi dopo nell'equipaggiamento di protezione la fascia scura, ok. Questa invece è la fascia dorata, quella nuova che c'è adesso. La prendo subito perché fascia scura è stata potenziata due volte. Ed intendo a partire da questa seconda settimana, ragazzi, non potenziare più, almeno per il momento, i vari equipaggiamenti che mi vengono regalati. Perché come ho detto, qui ti regalano nuovi equipaggiamenti ogni 2x2. Quindi non mi sembra neanche troppo conveniente stare lì a perdere tempo a potenziare varie armi e protezioni quando poi me ne regalano subito di nuove. Sebbene la rarità e la lucentezza dell'oro lo rendano lo standard per le valute del regno, gli alchimisti lo pagavano per una sua terza qualità meno nota, la conduttività eterica. Contrariamente a buona parte dei metalli, l'oro possiede la capacità innata di incanalare l'etere e persino di amplificare negli effetti, cosa che lo rende inestimabile per chi desidera sfruttare il pieno potenziale dei cristalli o dei portatori. Vai, compra, equipaggi immediatamente. Chi se ne frega. E poi catene da guerra, queste le prendo perché non le ho potenziate, perché le corone d'acciaio non le ho potenziate. Bene, partiamo bene stamattina, non so già più parlare. Se indossate da un abile combattente, le catene gemelle avvolte intorno a questi semplici piccoli scudi possono essere usate per intrappolare le lame nemiche, donando al difensore preziosi istanti per contrattaccare il disturbato. Non troverai un prezzo. Adoro le descrizioni delle cose. Poi attenzione, nuovo oggetto, soffio del vento al rocco della torre. Etere del vento residuo che, non essendosi dissipato sul campo di battaglia, si è manifestato in forma solida simile a quella dei cristalli, ma con una purezza elementale che lo rende molto più potente e specializzato nei suoi utilizzi. Riduce di 2,7 secondi il tempo di ricarica di arrocco della torre, che è un attacco di cavuda che non mi ricordo assolutamente di quale cazzo si tratta, quindi... Io già posso scegliere, me ne frego di sti potenziamenti e quindi me ne fregherò anche stavolta. Vediamo qui se posso vedere qualcosa usato per la creazione. No, brada a possanza, metà di 7 attacco. Io vendo i favori del fuoco, volontà del fuoco, li vedo perché io potenziamenti agli attacchi potenti non li uso. Rivendere. Mi basta padroneggiare gli attacchi. Questo lo vendi attualmente? Ah, penso di poterlo rivendere. Questo lo vendiamo. Hai qualcos'altro? Fila via adesso. Allora, poi dopo qui ci abbiamo Blackthorn. Non vedi che sono impegnato? Allora, che ti serve? Allora, attenzione, urlo tempestoso. E spronati dalle sue urla, i venti divennero tempesta. E iconomachia, libro dei venti, 1332. Frammento da... Però aumenterebbe solo di 5 l'attacco. Questa ha intuito è l'arma di Garuda, quindi a tema Garuda, perché ci abbiamo altre armi che non ci interessano. La fascia pellice di lupo che non ci interessa, il bracciale di ferro che non ci interessa. Questo urlo tempestoso però serve solo il frammento del vento. Aspetta a forgiarla. Aspetta, ciao. C'è qualcun altro che vuole parlarmi qui? Ah beh, sì, c'ho da vedere la pietra rete che ha delle nuove funzionalità, l'Orchestration e il Biblio. No, non provo neanche a chiamarlo col suo vero nome perché, poverino, mi vergogno, non so pronunciare il suo nome, lo chiamo Biblio e basta. Rigioca fasi, gioca qualsiasi fase precedentemente completata, ma a livello attuale i dati dei funzionari del tesoro vengono mantenuti. Ah sì, è vero, questa è ricomparsa... Da quando abbiamo fatto Gran Boss. Ecco, passa da quando abbiamo fatto Gran Boss. Cos'è, il terzo? Grazie. Ehi, tu, novellino. Ti va di farmi compagnia per un bicchiere? No, grazie, non bevo. Allora, rifugio sicuro. Cosa ho sbloccato qui tra le musiche? Cosa ho sbloccato? Il suono del silenzio. Posso? Da un attimo, ascolta, ragazzi, queste musiche. Voglio sentire di quali si trattano. Ascolta. Ok, questo suona durante delle cutscene, ricordo. E questa? Beh,
Beh, giustamente si chiama Il suono del silenzio. Non c'è nota. È 4 e 43 secondi di... come cazzo si chiamava? Del musicista degli anni 50. È quella. In verità sta suonando. C'è lo spartito, ma non c'è scritta alcuna nota sopra. Raga, se non sapete di che sto parlando, datevi un attimo ad acculturarvi, perché questa è storia dell'arte, letteralmente. L'ho dovuta studiare, sta roba. Comunque, ho sbagliato completamente strada, il Bibbio stava ancora al Chocobo grasso, quindi... E a 4:43 secondi, non mi ricordo neanche più il titolo. Comunque, sappiate che era una composizione dove c'era lo spartito vuoto. Però era scritto, quindi è una... Signor Biblio! Apocrates! Sei qui per una storia? Vediamo, esamina i mille topi. Ecco, racconta le mie gesta, le sue due avventure. Apocrates ha aggiornato i topi. Ho trovato qualcosa di speciale. Sono salita a livello di avido lettore. Nuove voci, calendario valisteriano e... Posso leggere il calendario valisteriano un attimo? Il sistema di datazione utilizzato in tutti i gemelli, che se negli anni del regno trascorsi dalla firma dell'accordo continentale circa 800 anni fa, nei secoli successivi le nazioni sono sorte e cadute e la concordia tra loro è venuta a meno, ma il calendario persiste, ok. Poi, Egi, risalente all'antichità, Egi viene storicamente usato per riferirsi a entità eteriche che possono essere evocate dai dominanti. Sono in grado di lanciare poteri di magia legati all'elemento del proprio creatore. Sebbene innegabilmente formidabili, svaniscono all'istante se il dominante che li ha evocati viene ucciso. Qui ho letto un attimo una voce correlata. Battaglia dei Regni Gemelli. Quali erano i Regni Gemelli? È un conflitto combattuto tra l'impero di Sambrec e il regno di Gualud. Ah, ok. Dell'865 le forze sambrechiane con potere dell'eco Bahamut al loro fianco ripresero lo stretto di Auta dai Waludiani, ponendo fine a un embargo che durava da diversi decenni. Walud, nel disperato tentativo di fermare l'incursione, strisce un'alleanza con la Repubblica di Dalmechia, che è quella che abbiamo visto all'inizio, quelli con Titano come dominante, anch'essa in guerra contro il Regno di Ferro sul fronte occidentale, impedendo così l'impero di avanzare ulteriormente. E basta, andiamo oltre con le informazioni storiografiche. Quale argomento trattiamo oggi? Io a fine serie, l'ho promesso, pubblicherò dei video in cui mostro con calma tutte le voci in questo gioco, perché io sono innamorata di queste cose. Ho già raccontato che in Final Fantasy XII perdevo le ore a leggere, a perdermi via leggendo le descrizioni del bestiario, quindi che al momento è ancora una delle cose più ben fatte in un qualsiasi Final Fantasy, cioè a livello di descrizioni. Infatti c'ho in mente che quando giocai per la prima volta da bambina a Final Fantasy XIII e andare a dare un'occhiata alle voci del bestiario, ricordo che ci rimasi di merda quando notai che c'erano tutte le descrizioni varie per le formazioni su robe fondamentali, tipo i Yis, i Forsi, gli Stigmi, però le voci del bestiario non erano prive di descrizione. Piene di descrizioni tattiche, nel senso che ti dicevo quale mostro, il mostro a cosa era debole, con quante percentuali andava in crisi, quanto era facile da uccidere, quanti punti vita aveva, c'era l'immagine in 3D del mostro, però, anzi, fermo immagine, l'immagine 3D che si muove c'era nel 2, però non c'era nessuna descrizione che mi dava un qualche senso di log del mostro, che invece... Cosa che di cui ero innamorato in Final Fantasy XII, dove, per chi non se lo ricordasse, si fate recuperare il video che ho caricato su il bestiario completo, ti dava una descrizione anche, cioè, della fauna di Veris, proprio anche a livello di identificazione nel mondo, ti dava un approfondimento sul mondo, del tipo, faccio un esempio stupido, i Mu sono dei mostri giattoli che abitualmente fanno i loro nidi nei tronchi cavi degli alberi giganti della foresta stregata e vengono chiamati spesso guardiani della foresta perché hanno l'abitudine di sporgersi al di fuori della loro tana ed osservare in modo vigile i dintorni. A chi cazzo interessa sta roba? È solo un approfondimento per darti una
un'idea di quello che è il mondo di Davis per rendertelo vivo, ecco, queste descrizioni rendevano vivo il gioco. Anche le storie degli Esper di Yatzmat, di cui tra l'altro ho appena visto un video al riguardo. Cioè, tutte queste robe in Final Fantasy XIII non c'erano, non esistevano, io ci sono rimasto di merda. Perché io volevo la descrizione tipo sugli scatane, eh? Cioè, dammi una descrizione, un'identificazione, dimmi chi sono e cosa sono sti mostri per il mondo di Cocoon e di Gampus. Dammi una descrizione, neanche dei boss, non c'era niente. E questo è uno dei principali motivi per cui Final Fantasy XIII, sì, mi piaceva da bambina, ma non aveva mai fatto impazzire. Infatti ora col seno di poi mi fa cagare. Col seno però, non posso dire, non posso negare che i mostri là dentro sono fighissimi. Cascata, e anche la musica bellissima. Cascata del Re, Sunbreak Nord Occidentale. Qui le acque dei torrenti e dei groscelli dell'impero si infrangono e convergono in una singola cascata splendente dove si narra che un re del passato abbia perso la vita e il regno. Doppia il simbolo delle spade, quindi non potrò aprire nessuna mappa, fantastico. Beh, facciamo questo dopo 18 minuti di io che parlo a caso, perché da secoli che non parto, non gioco a sto gioco, quindi mi è partito l'embolo di Logoghe. Facciamo le cascate del Re, solo in questa puntata le cascate del Re, non dura neanche troppo, ricordo, quindi questa settimana solo Final Fantasy XVI, perché però appunto è da 7 settimane che non ci gioco e quindi registro più video possibile. Tempo fa questa era una fiorente via commerciale, poi giunse la piaga. La gente emigrò e la via venne abbandonata. Ora è la scorciatoia perfetta. Gab ci attende. Andiamo. Ti stai ancora autocommiserando? Ti prego, basta. Riflettici bene, Clive. Tutte le voci indicano che... Era un segnale imperiale. Perché sono qui? Il forte è abbandonato da anni. Le chiacchiere attenderanno. Devo scoprire che cosa combinano. Va avanti e raggiungi Gav. Ma sappiamo entrambi che... Niente ma, intesi? Cacciatore e preda. Posso? Fammi vedere. Quando è che sei cresciuto tanto? Ok, no, mi mancava, volevo farla questa. Cosa avevo tra gli equipaggiamenti? Vabbè, sì, le soliti attacchi degli Eikon, Fenice e Garuda, immancabili. Che avevo tra gli amuletti? Allora, l'emblema de- allora, ho un 10 più 10 alla difesa, i comandi automatici di Torgal e poi più 20% l'efficacia delle pozioni, sì. Poi qui nell'abilità stavo completando le mosse base, mi verrebbe da dire, di Clive, quindi qui padroneggiamo l'affondo, che è un X più quadrato. Sono io, il dominante del fuoco. Le ricerche di Gav sono inutili. Ma smettila. Posso vedere un attimo una cosa nelle opzioni audio, scusate un attimo. Impostazioni di gioco, visuale, audio, eccolo qua. Volume principale, volume voce, mentre serve volume voce, ma è tutto quanto altro salvo il volume principale. E va bene. Va bene così. Allora, buongiorno, ciao. Ok, con L1 si mirava, perfetto, meno male che me lo sono ricordato subito. Ok, no, ne ho colpita una sola, cazzo. Ok. Aia, altri nemici in avvicinamento. Vengano, vengano pure. Olé!
punti, che tanto alzo il volume al 200% di questi video, quindi... Non l'ho mai detto sta cosa, ma apprezzo particolarmente che i menu in basso a destra e in basso a sinistra sia... ricordi la... la conformazione del, dei pulsanti effettivi a cui corrispondono nel, sul controller. Buongiorno, lei ha mangiato un po' per caso? Olè! Uccidi il nemico, grazie. Olè, aia, m'ha presa il vino. Minotauro di livello 17. No, no, cazzo. Niente, non riesco a fare le schivate precise. Uffa. Non ce l'ho fatta! Ok. Lì, bello. Vai. Ok, perfetto. Mica questo attacco di Garuda, quanti cazzo di danni da vacillamento che fa. Quanti. Mordi, conta. Vai, 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 con attacchi normali con la spada, che con l'esplosione di magica, l'esplosione magica non la sa usare, quindi... Olè! Olè! Mamma mia! Mamma mia, Garuda è più forte negli attacchi vacillamento. Mentre la Felice è più forte nei danni fisici, cioè. Garuda punta, gli attacchi di Garuda puntano più sul far vacillare che non fare danni. E conviene spammare quelli per prima quando. Quando mi, se, mi tocca far vacillare qualcuno. Olle! No, non ho schivato. Non ho capito cosa è successo. Manco me ne ho accorta che lo stavo per uccidere. Dai, yeah. In sti giochi non guarda la barra beat. Non pensavo gli mancava così poco. Criniera di Minotauro. Le criniere vengono usate per molte cose, dalla cresta degli elmi ai pennelli. Almeno da chi ha avuto la fortuna di non incontrare mai un Minotauro. E così Sir Crandall riuscì a colpire la criniera della bestia e a privarla della sua forza da il nobile cavaliere. Poi zanna affilata, questa mi ricordava la gialletta, pelle insanguinata. Si è trattata adeguatamente con urina, calce e sale e poi lasciata macerare a lungo nella battaglia cerebrale dei Chocobo, questa pelle diventerà un magnifico pezzo di cuoio. Che casino che va fatto! Scorciatoia perfetta, Sid. Proprio in mezzo a una tana di bestie feroci. Ok. Sì, ho già tante pozioni nell'inventario, quindi mi autocuro. Due pizzichi di cenere magica. Cosa c'è qui? Mancherà molto ormai. Oh! Calabrone! Bello. Mordi, porta. Vai. Mordi, porta. Vai. Di qua. Sai cosa fare, bello. Lì, bello. Vai, Migo Sedge, bravo Clive. Altro Minotauro. Ah, con anche... Sì.
bolle, porca tua, madonna mia, che... devo far poi va. Ah, forse quasi quasi mi conviene occuparmi immediatamente del bestione. Ecco, intanto poi magari agli altri piccoli ci sono stato organ. Ah no, cazzo, ma io stavo premendo L1 per schivare. Ecco, ah, ho avuto un lapsus, scusate. Madonna, quanti danni, quanti attacchi che dia con l'accelerazione, oh. Intanto le altre vedove sono morte, meno male. Vai, bello. Lì, bello. Oh raga, continua a premere L1 per... Però vedete che sparisce l'agganciamento del bersaglio, perché preme L1 pensando di schivare. C'ho dei lapsus stamattina. Vai bello. Morti forza. Stavolta di Dark. Lì bello. Vai bello. Tanti saluti. Sto attacco che ti fa andare in alto, tra l'altro fa un botto di danni proprio. Vai, siamo quasi arrivati. Quattro crocchetti d'acciaio. C'è bello. Prendetelo! Non deve scappare! Gav! Cazzo! È leggermente della merda! Chi va là? Ma guarda, un disertore! Prendete la tua testa! Fuori dai piedi! Clive, quanto è che c'è voglia di levarti sto marchio di merda? Vai, capitano imperiale! No! Blocchi gli attacchi! Infame! Olle! Olle, mano! Bellissimo come è rimasto fermo lì a parare! E io per il frattempo l'ho girato ed è morto! Tac! E muori! Ok, perfetto! E il pezzo grosso l'ho ucciso! C'è un mago che è, eccolo qua. Oh merda. Un altro dragone. Sì, vabbè, pure. Situazione. Sei in ritardo e coffe di guai. Cosa? Agli imperiali alle costole. Raggiungiamolo prima di loro. Ho capito.
riequilibriamo lo scontro. Ci sono obiezioni? Io prendo il drago, tu prendi il dragone. Cavaliere del sole morente. Tra l'altro era dell'alba scedaglia, ma questo era del sole morente. Picchia. Ecco che via. Aia, olè! Aia! No! Non posso tipo dare una mano a... Non posso tipo dare una mano a Sid, tipo che... No, ok, è a posto lo stesso. Olè, che male! Ah, che cazzo! Basta premere L1! Eh sì, vabbè. Vabbè ragazzi, sto facendo cagare contro questo cavaliere. Alleta da ca... Dio santo, io che... L'ho detto che devo usare la fenice per... Ah. L'ho detto che devo usare la fenice per... quando combatto sono abituata. Vai a farti maledire, cavaliere di sto cazzo. Allora gli faccio qui. Doppio salto, attenzione. Madonna! Non so schivare! Stavolta puoi mutare uno, Lì, bello! Morti, morta! Ma effettivamente anche la prima volta... Porco demonio! La prima volta che ho giocato effettivamente questo cavaliere mi ha dato dei problemi! Due ste combo, fighet! Ok, Dio mio che ansia! No, devo aspettare che finisca! Adesso posso buttarla a terra, e stai giù! Che cazzo! Oh, esplosione magica per 4, signore ce l'ho fatta! Tuffo del miraggio. Oh. Oh. Aiuto. Aiuto. Da quando puoi passarti ora? Quello che sale potrà poi scendere. Che perdita di tempo. Marcia, facciamo la finita. Mannaggia tu e i tuoi fendenti del cavolo che non facete più imparare per le schivate, Cristo. Livello 19. Oh, vi ricordo che il mio primo salvataggio lo avevo lasciato a livello 26. Ci stiamo avvicinando incredibilmente. Forse entro questa settimana arrivo a dove sono arrivata quando ho giocato da sola. Non lo so però, mi sa che l'ho chiamata. Armatura imperiale, quella è un'armatura, vedete, un cerchietto. Un'armatura. Vabbè. Molti hanno ipotizzato spiegazioni su come i dragoni imperiali riescono a saltare ad altezze così assurde. Dal potere della preghiera a una rigida dieta a base di lepri, rane e grilli. Ma soltanto i cavalieri conoscono la verità. Comunque, se il loro segreto è evidente che un'armatura pesante sarebbe soltanto di ostacolo, quindi l'impero tutti i suoi dragoni di armature forgiate con leggerissimo mitri. Avverrebbero solitamente indossate come vesti sotto la cotta. Ok, poi guirite, pelle sanguinata, meteorite. E tanti salute cavalieri di mitri, l'odore, poi li chiamerò così. Forza!
Clive! Dammi la mano! Aiutami! Aiutami! Aiutami, Clive! Ci sono! Ecco fatto. Ah, aia, però non ti aia che la pacca. Clive non ha il tuo naso, dicevo. Finirai in un burrone, dicevo. È questo il problema con il mio naso. Lo ficco tutte le volte dove non dovrei. Se non fosse stato per voi, questa sarebbe stata la mia fine. Grazie. Davvero. Quindi, novità? Beh, ho scoperto dove è diretto il vostro amico. Gav. Io. Lui e la sua compagna sono diretti alla tua vecchia patria. Rosaria. Sapeste come hanno ridotto gli imperiali che hanno cercato di fermarli? Non c'è alcun dubbio. Lui è un dominante del fuoco, per forza. Non può essere. Clive, ti ho visto trasformarti in Aegon con i miei stessi occhi. E sì... probabilmente hai ucciso tu la Fenice. Ma non eravamo soli, no? C'era quel tizio che è entrato nel vortice. Sì, l'ho visto. Non era un sogno, è là fuori. Ma chi diavolo è? Non chiedermelo, non ne ho idea. Ma so una cosa. Lo troverai e lo scoprirai. Dopotutto, hai giurato. Cosa? Di vendicare la morte di tuo fratello. Di non fermarti finché non avrai ucciso il responsabile. E quindi, scopri se il responsabile è lui o togliti la vita. Sid, io... Non ringraziarmi. Ringrazia lui. Grazie, Gav. Ma che vuoi che sia? Ah, è qua. Questa mi ha colpito la prima volta, ho detto ma... Quest'anno gli uccelli non sono tornati. Le terre morte avranno inghiottito i loro nidi, immagino. Non resta molto tempo. Saremo a Rosaria tra un giorno o due. Dove tutto ha avuto inizio. Devo fermarlo. Raga, ma che cazzo? E con questo ultimo colpo di scena direi che possiamo tornare al rifugio della prossima puntata. Ragazzi, se questo episodio su Final Fantasy 16 vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui temiate di essere persi qualche cosa nel frattempo, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questa serie e il link al mio profilo Instagram. Per concludere, nella sezione community, ogni tanto esce qualche post. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima!